vicino al gelataio. Ma questo neanche se me lo paga, me lo dà gratis se me lo prendo. Autorizzato. Domenica prossima che mi c'è il posto che mi dà il mio. Perché veramente quella è una cosa importante. Togli gli occhiali. È una cosa importante. 20, eh? Qual era l'idea? Legarlo qua? Sì, alla, al centro. È candidato. Ciao. No, però se poi c'è un tram. Si permette di pure. Per favore, c'è le fisse te. C'era Ivan che voleva il permesso. Non ce ne frega niente, ma stiamo sistemando le cose, scusate. Questo non sta là, il posto da slappa. Tu sta restando. Che si vede? C'è la contro, la contro risposta, capito? La controparte. E non riesce a diciamo che fa più letto. Nove, sì. Dicevo, c'è il professionista che può fare solo quello di una La politica attiva. Andiamo, si stanziamo, ci possono essere buona. Non è Ci comunicano che siamo già in diretta, per cui in realtà abbiamo già iniziato, diamo l'avvio, la bella voce. Grazie. Oggi diamo un benvenuto a tutti i giornalisti e gli ospiti che ci hanno onorato della loro gradita presenza. C'è una singolare coincidenza peraltro oggi, perché praticamente in contemporanea c'è la presentazione di due squadre, no? Quella dei partiti a pochi metri da qua e la squadra che si candida a governare Roma del Movimento 5 Stelle. Chi è venuto qua, secondo me, ha l'occasione di respirare un'aria un po' più pulita e più fresca, e quindi lo ringraziamo particolarmente per questo. Più onesta. Anche più onesta. Non lo so, più fresca e più pulita sicuramente sì. Come sapete, abbiamo in corso di svolgimento una manifestazione che noi riteniamo molto importante. Siamo ai Fori Imperiali, siamo qua sotto, noi siamo momentaneamente qui, poi ci ritrasferiremo per strada, e la riteniamo molto importante perché in questa occasione il Movimento 5 Stelle di Roma presenta i suoi 349 candidati della lista comunale e municipale, delle liste comunali e municipali, ai cittadini, ovvero i cittadini hanno la